Dopo l'ennesima sosta per le nazionali, il massimo campionato di calcio riparte. A proposito delle nazionali, diciamo subito una cosa: tutte queste soste sono un fattore che rischia di falsare la Serie A. Tante squadre sono penalizzate, soprattutto le big e quelle che hanno calciatori sudamericani, calciatori costretti a ripetuti viaggi transoceanici e spesso destinati a tornare alla vigilia delle partite, perché in Sud America molte gare valide per le qualificazioni mondiali di Qatar 2022 vanno in scena nella notte tra il giovedì e il venerdì. Un'assurdità a cui le istituzioni calcistiche devono porre fine al più presto o trovare soluzioni adeguate per spalmatura di calendari del pallone sempre più intasati. Si gioca troppo e di conseguenza gli infortuni si moltiplicano. Un danno enorme per i club che pagano fior di stipendi ai loro giocatori. Detto questo, passiamo ad analizzare le prime tre partite valide per l'ottava giornata di campionato. Anticipi del sabato in salsa agrodolce per le due milanesi. Inter cade in casa della Lazio. Ribaltone Milan contro il Verona, il Meazza è primo posto in solitaria in attesa di Napoli-Torino. Vittoria e salvezza per lo Spezia contro la Salernitana. Simone Inzaghi, ritorno da rivale all'Olimpico Laziale, è amarissimo. Non certo per colpa dei suoi ex tifosi, che anzi gli tributano un bellissimo omaggio sotto la curva nord prima di Lazio-Inter, ma perché alla fine a uscirne vincente dal confronto sono i biancocelesti, che si impongono per 3-1 tra polemiche e reiterate risse in campo. Prima sconfitta in campionato per l'Inter, una sconfitta che ai nerazzurri rischia di far perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica. Sorride invece la sponda rossonera del Naviglio. Milan-Verona, gara incredibile a San Siro, succede di tutto. Si va a riposo con l'Ella schermosamente avanti per 2-0. Sul diavolo pesano le tante assenze e le scelte sbagliate dal tecnico Pioli. Gialloblu sul doppio vantaggio grazie al gol di Caprari e Barak su rigore. Nella ripresa è un altro Milan, anche perché Pioli si riscatta azzeccando i campi. Giroud, il peggiore in campo, accorcia le distanze, che si pareggia trasformando un rigore generoso. Il gol del sorpasso è un autogol, con un autogollonzo di Gunther. Rimonta Spezia il 2-1 alla Salernitana, vale 3 punti salvezza. Al picco i Liguri, dopo il gol di Simi del primo tempo, segnano con Strelec e Kovalenko nella ripresa. Una vittoria che salva la panchina di Thiago Motta. Partita bloccata fino al primo gol. Lo Spezia ha imposto il suo gioco fin dall'inizio, ma la compagine di Castori non si è limitata ad aspettare, puntando sul possesso palla e non sul solito lancio per Djuric o Simi. Inedita coppia d'attacco.